Una proposta per trascorrere in modo diverso questo weekend oggi arriva dal cuore del Parco del Pollino da Rotonda, dove c'è in diretta Luigi Di Lauro. A te Luigi. Eccoci qui, buon pomeriggio anche da Rotonda. La nostra proposta per il fine settimana in collaborazione con l'azienda di promozione turistica della Basilicata. 600 metri sul livello del mare, 3.500 abitanti. Rotonda è anche sede del Parco Nazionale del Pollino, dell'ente Parco Nazionale del Pollino, e di motivi per venire a trascorrere un fine settimana da queste parti ce ne sono davvero tanti, così come ci conferma il sindaco Giovanni Pandolfi. Ma certo, a parte che non solo fine settimana, qui soprattutto chi riposa, chi è anziano, può venire anche durante la settimana, anche perché avranno trattamenti diciamo migliori, sarà gente che verrà incontro a loro in modo particolare, e quindi si può riempire la settimana tra chi viene per la settimana e chi viene proprio il fine settimana. Anche per visitare un po' questo Parco del Pollino che ha qui proprio la sua sede. Da visitare c'è tanto da visitare, se uno vede le cose che ci sono, naturalmente la giornata non basta, quindi di conseguenza deve allungare per forza diciamo, la permanenza. E in questo fine settimana in particolare c'è una grande manifestazione che parte proprio nel pomeriggio da Rotonda, giusto Nicola Timpone? Sì, inizia la 3 giorni della Fiera del Turismo e Tempo Libero sul Pollino, parte da Rotonda oggi pomeriggio con una conferenza stampa e si sposterà da domani e dopodomani nel Comune di Viggianello. Infatti questo evento è organizzato dal Comune di Viggianello, dall'ente Parco, in collaborazione con l'APT Basilicata e il Galla Città del Sapere. Ma cosa accadrà in questi 2 giorni? Ci saranno degli incontri importantissimi per rilanciare questo territorio, in particolar modo abbiamo la presenza di circa 20 tour operator di tutta Italia, ma soprattutto abbiamo anche una decina di giornalisti, tra cui 3 giornalisti internazionali del Financial Times, del New York Times, della BBC Radio Londra, del Corriere della Sera per quanto riguarda gli italiani e tanti altri. Speriamo insomma che questo sforzo che tutti questi enti per la prima volta in sinergia stanno facendo porta dei risultati per questo territorio. E a proposito di territorio, lo abbiamo detto, c'è tanto verde, c'è tanto da vedere per quanto riguarda l'ambiente, ma Rotonda a tavola è sicuramente da venire a trovare, giusto Antonio? Certamente, il paese può offrire tantissimi prodotti, tra cui abbiamo le nostre 2 eccellenze, la melanzana e il fagiolo, la quale stiamo promuovendo anche come consorzio, cerchiamo di far conoscere a tutti, non solo farla restare nel nostro paese, essendo che è un prodotto buono, una DOP, che avere questo lusso di avere 2 DOP in un territorio così piccolo, dobbiamo anche saperle sfruttare queste possibilità che ci vengono date. Parlaci allora, un po' dei piatti a tavola. Allora, abbiamo diciamo, i piatti più tipici, questa è la tappa e fagioli, e poi c'è la ciambotta con la melanzana rossa, poi abbiamo altri piatti, tipo queste sono delle polpette con la melanzana rossa, poi queste sono dei crostini con la melanzana rossa in salsa, della salsiccia con i peperoni, poi qua è la tipica minestra patate e vaiane che si fa qui a Rotonda, un piatto molto tipico, e il tipico cotiche e fagioli e i peperoni cruschi, e sono tutti piatti tipici, diciamo quello più tipico delle nostre zone è la pasta e fagioli. Insomma una Rotonda sicuramente da gustare, ma c'è tanto altro da fare qui a Rotonda perché come vi abbiamo fatto scoprire questa mattina ci sono tanti ragazzi che si dedicano al ballo e sono proprio tanti quelli che qui si divertono ogni sera, ogni pomeriggio, il Dance Team con il quale noi vogliamo salutarvi dalla piazza di Rotonda e darvi appuntamento alla prossima settimana.